Si tiene oggi all'ospedale Santo Spirito di Pescara la giornata della prevenzione oncologica e ginecologica, uno strumento utile e anzi indispensabile per la prevenzione. Al fianco dei medici del reparto presieduto dal dottor Maurizio Rosati ci sono i volontari della Dricesta di Carla Panzino. L'iniziativa è stata appoggiata dall'assessorato alla salute del comune di Pescara. La Dricesta è sempre pronta a rispondere anche a tutti coloro, tutti i medici che ci chiedono di dare un supporto logistico e anche organizzativo. Diciamo che la segreteria del reparto si è organizzata benissimo, noi stiamo collaborando con un servizio di accettazione e accompagnamento delle utenti, gli ambulatori, nonché distribuire materiale informativo. Ci siamo perché è imprescindibile per noi l'accoglienza dei reparti ospedalieri per tutto, soprattutto i bambini, ma anche le donne e gli anziani. E proprio in virtù di questa grande volontà della Dricesta di rendere e umanizzare il più possibile gli spazi ospedalieri, non potevamo non partecipare a questa giornata, che non può limitarsi a una giornata annuale, deve avere una cadenza anche trimestrale per consentire a tutte coloro che questa volta la maggior parte non hanno potuto aderire a questa giornata perché le richieste sono state superiori alle possibilità di accettazione delle utenti, e per poter consentire a tutte le donne di poter accedere a un controllo gratuito oncologico e soprattutto anche diagnostico. L'aderenza alle campagne sia di screening che di sorveglianza sono il primo requisito per avere successo nell'incidenza e nella possibilità di cura. Per cui è importante che ci sia una costante attenzione alle campagne di informazione, ma devono essere messe anche in condizioni le donne della provincia di Pescara e dell'Alsa di Pescara di accedere agevolmente, e per noi infatti noi ci siamo dotati di un percorso oncologico dedicato già ormai da tanto tempo e abbiamo nuove idee e abbiamo nuove necessità, specie di spazi da dedicare a queste attività di sorveglianza. La prevenzione è fondamentale perché la prevenzione può evitare che poi si vada incontro a delle situazioni irreparabili. Io oggi sono qui come assessore con delega alla salute del comune di Pescara per testimoniare e per invitare tutte le donne a fare prevenzione, ad approfittare tra virgolette di queste giornate che vengono messe gratuitamente a disposizione dalla ASL e soprattutto con l'intervento di medici qualificati che contribuiscono a far sì che questa prevenzione venga fatta nel miglior modo possibile.